Buonasera e benvenuti in questo nuovo video qui su Pokémon Giallo. Io sono Grashalsphere ed oggi andremo immediatamente ad affrontare Misty dopo aver completato il percorso qui sopra ed essere arrivati da Bill per prendere appunto il biglietto della MN Anna. Abbiamo ottenuto nella scorsa parte Bulbasaur e Charmander, quindi se ve la siete persa andatela immediatamente a vedere perché siamo anche riusciti ad allenare in maniera efficace Bulbasaur facendolo evolvere in Ivysaur e abbiamo iniziato ad allenare anche il buon Charmander. Detto ciò quindi io vi ricordo di lasciare un bel mi piace al video se state gradendo questa serie, di commentare facendomi sapere cosa ne pensate voi di questo videogioco. E iscrivetevi al canale per non perdervi i prossimi caricamenti. Potete anche condividere dei ricordi che avete appunto di quando magari eravate piccoli e ci giocavate. Io lo sto giocando per la prima volta insieme a voi qui, anche se so molte delle cose che accadono in questo gioco perché ho già giocato Pokémon Blu su questo canale, come ben sapete. Se volete andare a riprendervi appunto il Let's Play, potete farlo tranquillamente cercando nel mio canale Pokémon Blu. Detto ciò, ora direi di lasciare giù alcune MT che non ci servono. Allora, ecco qui. Lasciamo giù un po' di MT che avevamo trovato nello scorso episodio. No, le Pokéball me le tengo, mentre tu via. Perché come ben sapete, la borsa è limitata in prima generazione. Mi sembra che in seconda, forse non così tanto in seconda, ma in prima è davvero limitata e limitante nel gameplay. Andiamo quindi anche a vendere la pepita che abbiamo preso come premio al ponte Pepita. Compriamoci delle pozioni per la battaglia contro Misty. Assolutamente sì. Compriamoci dei repellenti, non fanno mai male, in vista del tunnel roccioso. E poi direi basta. Vendiamoci invece la Pepita. Eccola qua. Perfetto. Siamo anche relativamente ricchi con 12.000 Pokédollari e tutto quello che abbiamo già acquistato. Detto ciò, però, possiamo andare a battere la palestra di Misty. Vi ricordo che nello scorso episodio abbiamo già battuto i primi allenatori per far prendere un po' di esperienza al buon Pikachu. Ora abbiamo. Non alleneremo Charmander in questa battaglia. Andiamo direttamente con Pikachu contro Staryu. E poi andremo di Ivysaur contro Starmie. Ok, proveremo a giocarcela così. Vai, sfidiamo Misty. Ciao, ma tu sei nuovo? Qual è il tuo approccio con i Pokémon? La mia tattica è un'offensiva totale con Pokémon d'acqua, è il contrario di quello che aveva Brock, ovvero la difesa granitica con i Pokémon di tipo roccia. Eccola qua, Misty. Con uno sprite leggermente diverso. Ok, lo sprite di Staryu non è male. Da questa prospettiva sembra ancora di più una stella marina, però devo ammettere che preferisco quello in piedi di Staryu, diciamo. Ok, super efficace per di più paralizzato. Attenzione, iniziamo già con una botta di culo in questa sfida. Mentre Misty dà difesa X a Staryu, anche se noi attacchiamo con Tono Shock, che questo è strano. Poi usa Pistolacqua, potrebbe farci relativamente male. Infatti non ci ha. Cioè ci ha fatto relativamente male, appunto. Non ci ha risparmiati, però andiamo di attacco rapido e tiriamo giù questo Staryu. Ed era la parte facile della battaglia. Ora tocca a Starmie. Cambiamo Pokémon e mandiamo Ivysaur. Eccolo lì, Starmie. Anche lui ha messo giù di sbieco. Ok, non è a livello 24, ma a livello 21. Quindi ricordavo male. Andiamo di Parassissima immediatamente. Mentre lei usa difesa X. Va benissimo. Noi facciamo la Parassissimata. E poi andiamo di Frustata. Ok, azione non ci fa nemmeno troppo danno. In realtà, ottimo. Ci curiamo anche grazie al Parassissima. E frustato dovrebbe farle relativamente male. A quello era un brutto colpo, ok. Rafforzatore, va bene. Vuole proprio aumentarsi di un casino la difesa, eh? E mi sembra che tolga di meno Parassissieme. Dopo essersi aumentata la difesa. È un caso, magari. Vediamo. No, forse è un caso. Cioè, forse ha tolto 2 PS a caso, magari ogni tanto ne toglie 3. Ok, è stato più facile di quello che immaginavo, anche perché l'intelligenza artificiale di Misty qui ha palesemente floppato. Dato che continuava a usare rafforzatore completamente a caso, non attaccava. Ok, abbiamo battuto Misty. Wow, sei troppo forte. No, sei tu che sei troppo stupida, mi spiace. La medaglia cascata indicherà che mi hai battuto. Con la medaglia cascata tutti i Pokémon fino a livello 30 ti obbediranno, anche i Pokémon acquisiti. Inoltre puoi usare taglio tutte le volte che vuoi.
Puoi tagliare piccoli arbusti per aprirti nuovi passaggi. Ti do anche la mia MT preferita. MT11, che è? Insegna bolla raggio. Usala sui Pokémon d'acqua. Sì, la useremo molto probabilmente appena otterremo Squirtle. A questo punto però possiamo uscire dalla palestra e proseguire. Tiriamoci una curata ai Pokémon, già che ci siamo. Ecco qua, così poi possiamo andare direttamente avanti verso Aranciopoli. Ecco, il mio obiettivo per questo video penso sia quello di arrivare ad Aranciopoli. Non sarebbe male arrivare direttamente ad Aranciopoli senza battere poi subito la palestra di Surge, ma magari facendoci un po' di allenatori intorno. Però ecco, arriviamo ad Aranciopoli e soprattutto alleniamo Charmander facendolo evolvere in Charmeleon. Così che possiamo utilizzarlo effettivamente. Come vi dicevo, solamente lo scorso episodio sarebbe stato di allenamento intensivo dei Pokémon. Ora possiamo passare qui. Qui c'è la poliziotta Jenny, mi sembra si chiami nell'anime Jenny, giusto? Questa gente è stata derubata. C'è sicuramente lo zampino di Team Rocket in questo crimine. Anche la polizia ha un bel da fare con quel Rocket. Eh sì. Ok, proseguiamo quindi. E andiamo a battere questo Rocket. Ehi, fuori! Non ti è permesso stare qui. Chi? Io? Sono un semplice spettatore, non mi credi? Ovviamente no, anche perché inizia a sfidarmi, a caso. Quindi andiamo a battere questo Rocket. Che è un Machop, ok. Machop contro Charmander non è buono. Ma andiamo Butterfree. Ok, anche un livello relativamente alto comunque questo Machop. Brutto colpo, sì, immaginavo. Confusione. Okay, due confusioni dovrebbero bastare. Ah, oh, che bello che sia confuso. Colpisciti da solo, per favore, grazie. Guardate che danno che si fa la confusione. Boh, assurdo. Davvero, tantissimo danno. Ok, Charmander prende un po' di punti, anche Butterfree. E Drowsy, attenzione Drowsy. Rimandiamo Charmander. Bello lo sprite di Drowsy, tra l'altro. Bello lo sprite nuovo. E contro Drowsy invece mandiamo PG8. Inibitore, fallisce ovviamente, non ho usato alcun attacco. E andiamo di Raffika. Se ha PG8 magari dovremmo provare ad insegnare qualcosa di un po' più interessante. Però d'altronde lo sappiamo, l'abbiamo usato anche in Pokémon Blu PG8. Ok, Turbo Sabbia me l'ha tolto. Sappiamo che non impara un cavolo di niente fino a livello tipo boh, 32. Impara attacco d'ala. Ecco, continua a dormire. E Drowsy inizia a fare confusione. Inizia a fare parecchio male. Niente, PG8 preferisce continuare a dormire piuttosto che attaccare. Oh, mi sono preso quanti turni di dormita, ok, il massimo di turni, 5 turni più il turno in cui poi si sveglia, che vi ricordo che non attacca, appunto. Niente, mi sono preso 6 turni di fermo. 6 turni di prigione nel Monopoli. Raffika. Ipnosi, di nuovo. A questo punto, guardate, lascio morire PG8. Spero che lo ammazzi. Vai, vai, ammazzamelo. Niente, non vuole ammazzarmelo. Ah, ha fatto di tutto per addormentarmelo, ma non vuole ammazzarmelo. Boh. Tra l'altro mi becco sempre il massimo di turni da... Oh, finalmente, dai, uccidimelo. No, rimane con un HP. Così faccio prendere tutta l'esperienza Charmander. Ecco. Vale, crepa. E facciamo prendere tutta l'esperienza Charmander. Basta un solo graffio per ucciderlo. Ecco fatto. E Charmander sale a livello 16, ottimo. Stop, mi arrendo, me ne vado in silenzio. E Charmander, soprattutto, si evolve, cosa più importante. Finalmente diventa Charmeleon e sarà possibile utilizzarlo tranquillamente ora. Bello anche lo sprite di Charmeleon nuovo, molto molto carino. Ok, restituirò l'MT che ho rubato e recuperiamo l'MT 28. Meglio che mi sbrighi, ciao! Ecco, a questo punto ragazzi io taglio il video, vado a curarmi e ci rivediamo direttamente qui. E rieccomi qui.
Ho curato i miei Pokémon ed ho anche insegnato a Charmeleon Fossa, dato che la poteva imparare solo lui, ho detto perché no, gli ho tolto Fulmisguardo, ho ruggito, gli ho tolto ruggito. Qui sotto dovrebbe esserci un allenatore. Ah, tra l'altro questo percorso è stato allargato tantissimo, o sbaglio? E non c'era allenatore. Quindi qui c'è solamente la pensione Pokémon, non dovrebbe essere cambiata la pensione. No, questa non è la pensione. Questa pensione è mia, vuoi che accudisca? Ok, sia sì, la pensione. No, non voglio che tu accudisca nessuno dei miei Pokémon, grazie. Niente, non ho visto la vecchietta, pensavo fosse qualcos'altro, hanno messo un uomo per la pensione. E Cubone, vuoi scambiarlo con Machoke? No, grazie. E percorriamo la lunga via sotterranea per passare sotto a Zafferanopoli e sbucare vicino ad Aranciopoli. Eccoci qua. Beh, nemmeno così tanto lunga, dai. Tu invece cosa vuoi? C'è chi perde roba in quella via sotterranea, se ci dà l'indizio appunto che possono esserci degli strumenti invisibili nella via sotterranea. E a proposito degli strumenti invisibili, qui sopra ce ne sono tipo due, se non sbaglio. Da qualche parte qui. Buonanotte trovarne. Vediamo se lo trovo, Pikachu, spostati. Grazie. Qui so che ce n'era uno da prendere, però magari l'hanno messo solo in rosso fuoco. Era una bacca, forse. E anche di qui ce n'era uno. Forse qui c'è. Vediamo. No, sto spammando A come un forsennato, ma non lo trovo. Niente da fare. Peccato. A questo punto scendiamo. E iniziamo a battere questi allenatori. Non ci sono molti coleotteri qui. Mi spiace, piglia mosche. So che questa cosa non è una cosa che ti aggrada molto. Vai, piglia mosche. Tra l'altro, ragazzi, cioè, è già giovedì. Sto registrando questo video di giovedì. È già giovedì. Mannaggia. Allora, braciere. Contro Weedle. E dovremmo one-shottarlo. Perfetto. Poi, chi mandi? Caterpie. Beh, lasciamo tranquillamente Charmeleon con un altro braciere. No, dai, non è morto. Vabbè, sono di livello identico, per carità. Però, mi aspettavo morisse. Andiamo di Graffia. Brutto colpo, ecco, quando non serve assolutamente a niente. Tra l'altro, è Coromon in cui brutto Graffio ha più probabilità di fare il brutto colpo. Se volete vedere anche il mio let's play di Coromon completo, lo trovate sul mio canale. E Charmeleon è stato avvelenato. Ok, tirato via pure Weedle. E Charmeleon sale a livello 17, ottimo. No, scherzi? Io non scherzo mai. Allora, andiamo a dare un antidoto al nostro Charmeleon. Perfetto. E proseguiamo. Allora, qui abbiamo i due tizi. Dovrebbero avere tipo uno Squirtle e l'altra Bulbasaur, se non ricordo. Vediamo, magari possiamo mettere davanti qualcuno? Vabbè, ma Charmeleon ci sta a livello 17. Vai. Lo faccio solo per amore. Lasciami in pace. Ma cosa vuoi? Ma chi ti conosce? E mandi Weeping Bell. Ah, questi due sono i due allenatori a cui hanno cambiato i Pokémon per farli somigliare a due allenatori dell'anime, se non ricordo male. Lei dovrebbe avere Cubone. Lui ha Weeping Bell, lei ha Cubone, se non sbaglio. Ok, avvolgi botta. Prova la tattica dell'avvolgi botta contro Charmeleon. Guardate quanto toglie. Cioè, guarda te. Altro braciere. Altra avvolgi botta. Weeping Bell, sei uno stronzo. Tra l'altro brutto colpo mi ha fatto. Sto infame. Sta a vedere che mi ammazzano Charmeleon con avvolgi botta. Oh, finalmente. Cioè lui comunque con due avvolgi botta mi ha fatto questo, eh. Weeping Bell. Con due avvolgi botta. No, non può essere. Eh sì, può essere invece.
Ah, fammi dare una pozione. Ecco qua. Ok, e mo cambia un Pokémon perché lei dovrebbe avere Cubone, quindi mandiamo Ivysaur. Ecco fatto. Alleni Pokémon per il mio amore. Sparisci! Ma sono tutti incazzati senza alcun motivo. Allora lei manda Cubone, infatti, sì. Bello lo spread di Cubone. Mi piace. Frustata. Super efficace. E se prende un bel po' di danno? Ossoclava. Fortunatamente fallisce. Andiamo di frustata un'altra volta. Perfetto. Ivysaur sale a livello 19. Ottimo. Abbiamo battuto l'allenatrice junior. È impossibile. Mi spiace. Qui abbiamo il Pignamosche con Butterfree, se non ricordo male. Butterfree a livello 20. Potremmo provare a usare Pikachu. Vediamo, eh. Un bel tuono shock dovrebbe essere super efficace. Non ti ho mai visto in giro. Sei in gamba? Lo vedrai. Lo vedrai, lo vedrai. Sì, infatti questo è il Pigliamosche che ha solamente Butterfree a livello 20. E noi andremo di tuono shock. Siamo già più veloci di lui, tra l'altro, o di lei. Azz, super suono. Bisogna sperare di non colpirsi da soli perché, come sapete, Pikachu si fa un male cane, guardate quanto male si fa. Ma vi sembra normale che si faccia un terzo di vita colpendosi da solo? Cioè, vi sembra normale sta cosa? Si fa un terzo di vita colpendosi da solo e lui usa solo tuono shock. Questo credo che sia perché è puramente. C'è pure il sonnifero. Cambiamo Pokémon e mandiamo PG8. Adesso userò super suono, dai. Appunto. Lo sapevo. Allora, andiamo di Raffica. Ha pure sonnifero. C'è super suono e sonnifero. Quanto sia fastidioso Butterfree da 1 a 10? Cioè, questo ha realmente solamente super suono e sonnifero? Ora viene in polvere. Cioè, è il Pokémon fastidioso per eccellenza. Mo' il mio si colpisce da solo e in più è avvelenato. E vuole anche confondermi di nuovo. E niente, ragazzi. Questo è il Butterfree più fastidioso di sempre. Continua a usare Super Suono. PG8 è confuso. Così confuso da colpirsi da solo. Boh, ragazzi, ma vi sembra normale sta cosa? PG8 è confuso per 4 turni, ve lo faccio notare. 4 turni di confusione. E arriva un brutto colpo quando non serve a nulla. Ok. Sei troppo in gamba. No, no, sei proprio fastidioso, guarda, non devi parlarmi. Andiamo a sfidare questi ultimi allenatori. Io ho messo davanti chi PG8, vero? No, Pikachu. Lasciamo davanti Pikachu, va bene. Sfidiamo questi due. Non spreco oggetti curativi. Dice a me? Bene, giochiamo. Tanto il Pokédex, il Aranciopoli è proprio qui sotto. Oltre a questi due allenatori. E non dovrebbero essere troppo difficili. Beh, oddio, altre Pokémon. E parte con PG, ok? Ah, è vero che Pikachu è addormentato. È vero. Sì. Ok, si è svegliato, grande Pikachu. Che si prenderà un altro attacco rapido in faccia. Però con tuono shock dovrebbe fargli parecchio male. Buono, brutto colpo. Grande Pikachu. Così si fa. E sali pure di livello, meritatamente. Altro PG, sì, cambiamo Pokémon. E mandiamo Charmeleon. Usiamo braciere. Con questi PG che usano attacco rapido comunque danno fastidio, eh. Oltre che mi fanno pure brutto colpo. Vai, altro braciere. E dato che potrebbe usare un altro attacco rapido e uccidermi, mandiamo Butterfree. Ok, no, usa turbo sabbia. Va bene, a caso. Andiamo di confusione allora e tiriamolo giù. Perfetto, un po' di punti a tutti. Charmeleon sale a livello 18, ottimo.
E altro PJ, lasciamo Butterfree anche se ha un drop alla precisione, andiamo di confusione, e infatti fallisce, beh, giustamente, no? Giustamente. Ok, due drop alla precisione iniziano ad essere pesanti, e infatti fallisce un'altra volta. Tre drop alla precisione vuol dire sostituisci il Pokémon, se non vuoi perdere la sfida. Mandiamo per forza Visauk. Tanto non ha attacchi di tipo volante, PJ. Quindi non può comunque farci troppo male. E andiamo di azione. So che non gli faremo troppo male, però sempre meglio di niente. Altra azione. Buono. E un'altra azione. Perfetto. Brutto colpo, ovviamente, quando non serve, ma ormai è una costante. Ok, non ha funzionato. Mi spiace. A questo punto diamoci giustamente un paio di pozioni per battere l'ultimo allenatore. Giusto a Pikachu alla fine gliela do. Gli altri va bene così. Vai. Volevi parlarmi? Certo che no. Vanno in campo Spearow e io ho Pikachu. Perfetto, tuono shock. Bello il brutto colpo come one shot, eh? Finalmente dei brutti colpi che servono a qualcosa. Raticate. Ah, questo Raticate potrebbe essere tosto. Bello lo sprite, da topone proprio. Andiamo di con uno shock sperando di paralizzarlo. No, non l'ho paralizzato. La sua azione mi fa malissimo. Andiamo ancora di con uno shock. Niente, addio Pikachu. È stato bello conoscerti. E a questo punto manderemo Ivysaur con frustata. Ah, di poco non è morto, mannaggia lui. Altra frustata. Perfetto. Non ho cominciato io. Bene. E con un po' di fatica, Pikachu morto, tizio avvelenato, gente addormentata, confusa e rotta, siamo arrivati ad Aranciopoli, dove il gioco si colora di arancio. Giustamente. Ole, ce l'abbiamo fatta. Dato che comunque il video non è durato tantissimo, iniziamo a battere anche degli altri allenatori, eh? Allora, in questa città non dovrebbe esserci niente di particolarmente interessante, a parte il guru pescatore qui che dovrebbe darci l'amo, quindi direi di prenderlo. Ok, amo vecchio, anche se non ci servirà a nulla, dato che non gioco questo gioco per provare a catturare i Pokémon in generale, ma solamente per godermi l'avventura con tutti e tre gli starter insieme. Qui c'è il tizio che ti, tra virgolette, costruisce la palestra. Che ti costruisce la tua palestra. E qui c'è l'infermiera Joy. L'agente Jenny, scusatemi. Ho appena preso uno Squirtle che si cacciava sempre nei guai. Ha bisogno di un bravo allenatore che lo segua. E non ce lo dà però ancora. Ci serve qualcosa per poter ottenere quello Squirtle. E vedrete cos'è. Allora, nel frattempo, beh, quegli allenatori devi lasciarli, sapete per cosa? Per quegli allenatori di qua, intendo. Per allenare Squirtle una volta che ce l'avremo. Direi di invece andare qui nella grotta dei Diglett, usando ovviamente dei di... Ah, però è vero, forse MT Flash non me lo dà se non ho 10 Pokémon nel Pokédex. Ho 10 Pokémon nel Pokédex. Presi 10, sì, allora forse me lo dà, perfetto. Andiamo di repellente. Ok. Ah, è vero. Qui ci sono dei Pokémon di livelli più alti, però. Tipo Dugtrio. E usando il repellente c'è solo Dugtrio. Mannaggia me. È vero. Posso fuggire? Non si scappa. No. No, 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 no. Ok. Mettiamo davanti Ivysaur. E proviamo a battere i Pokémon che ci escono allora. Mannaggia me, cosa ho usato il repellente? Non devo usare il repellente. Non usando il repellente mi escono anche Pokémon più scarsi. Forse. Però Ivysaur con frustata dovrebbe uccidere un bel po'. Quindi ribattiamo.
Ok, l'erba dovrebbe essere speciale come tipo, quindi il ruggito non dovrebbe farci molto. Però non muore, mannaggia lui. Andiamo di azione. E tra l'altro Diglett è anche un Pokémon molto veloce, quindi attaccherà spesso per primo. Ok, Ivysaur sale a livello 20. Questo è un ottimo luogo per allenarsi comunque, con Ivysaur perlomeno. E anche con Squirtle volendo più avanti. Vediamo un po' chi troviamo qui. Diglett. Aspettate, ma non è che serve taglio per andare là? Serve taglio, vero, per ottenere flash. Ho questo flash. Perché se non sbaglio anche in Pokémon Blu ho fatto questa cosa. Cioè che ero andato là subito senza però avere taglio ed ero rimasto fregato. Mi sa che serve taglio, ragazzi, quindi no, non facciamo questa cosa. Torniamo subito indietro. Ci siamo presi un po' di punti esperienza. Qui abbiamo fatto qualche livellino con Ibisaur, va bene. Abbiamo sprecato un repellente. Però torniamo indietro. Serve taglio per prendere flash, da quello che ricordo. Quindi non è ancora il momento di andare qui. Prima dobbiamo farci la MN Anna. Eccoci qua. E a questo punto, ragazzi, direi di iniziare proprio la MN Anna. Iniziamola. Abbiamo un po' di tempo, perché non farlo? Sulla MN Anna dovremmo avere anche qualcuno che ci cura, vero? Ok, sì, saliamo. Vabbè, in caso non ci fosse, tornerò indietro a curarmi dopo un po' di allenatori, non è un problema. Iniziamo a battere gli allenatori della MN Anna. Allora, andiamo di qui, prima di tutto. E battiamo gli allenatori qui sotto. Tu non sei un allenatore? Il mio amico Machoke è fortissimo. Ok, tu non sei un allenatore, quindi Pikachu spostati, grazie. Prendiamo questa pozione Max. E proseguiamo. Allora, voi siete due marinai. Direi di mettere davanti Pikachu. E battervi. E, tra l'altro i marinai hanno anche spesso e volentieri Machop. Hanno anche un Pokémon tipo lotta. Ok, lui ha Orsi. Carino lo sprite. Andiamo di tuono shock. Ok, come vedete l'attacco speciale di Pikachu in realtà non è altissimo. Mi aspettavo di meglio come attacco speciale da parte di Pikachu. Poi Chimandi, Shellder. Lasciamo Pikachu tranquillamente. Vai, tuono shock. Ritirata, va bene. Bella l'animazione. E poi chi mandi? Tentacool, lasciamo Pikachu. E andiamo ancora di tuono shock. Brutto colpo questo, davvero? No! Non il super suono su Pikachu. Mannaggia. Non colpirti da solo, oh, per una volta non sei colpito da solo. Grande Pikachu. E Pikachu sale a livello 20. Ottimo. Cerca di imparare schianto. Assolutamente sì. Vai. Al posto di... A colpo coda alla fine. Non lo usiamo mai. Perfetto, abbiamo battuto il marinaio. E quindi andiamo a battere anche il secondo. Vai, vai, vai. Che è solo Shellder? Niente male. Buono shock. Ci darà un po' di punti esperienza gratuiti. E l'abbiamo pure paralizzato. Niente, finalmente Super Suono fallisce e si gode. Buono, tiriamolo giù. Bravo, bella lotta amico, grazie. Andiamo a battere gli altri allenatori qui dietro. Altro marinaio. Mi piacciono i bambini. Ah, attenzione, ok, mi piacciono i bambini. Iniziava un po' male questo tipo, eh. Però svegli come te, che potrebbe essere comunque fraintendibile. Andiamo con tuono shock contro Orsi.
Ah, bello il brutto colpo. Poi chi manda altro Orsi? Cambiamo un po' Pokémon. Cerchiamo di allenare anche gli altri, tipo Butterfree che sta rimanendo un po' indietro. Finché ce l'abbiamo in squadra, conviene comunque allenarlo un po'. O meglio, allenarla. Perché può tornare utile. In alcune situazioni. Prende la bolla in faccia, va bene. Bello il brutto colpo. Finalmente un brutto colpo utile che ci permette di finire la lotta in 3 turni. Sfortunatamente Bolla ci ha diminuito la velocità proprio all'ultimo, facendocene beccare una in più. Ah, attenzione! Non finisce invece in 3 turni la lotta perché rimane con un HP. E azione fallisce. Sempre un grande. Sempre un grande Butterfree. Ok, bisogna essere a salire almeno a livello 18. No. Altro Orsi, cambiamo Butterfree e mandiamo PG8. Vai, raffica. Ok, buon danno. Bolla. Se ci diminuisce la velocità andiamo di attacco rapido poi, eh. Tra l'altro quello era un brutto colpo, infamella di Orsi. Proviamo ad andare di attacco rapido, mi assedio e togliamo un po' di più. Più o meno uguale. In realtà. Vai, attacco rapido. Però devo allenare un po' anche gli altri Pokémon, non ha senso tirare su troppo Pikachu e Ivysaur e basta. Se posso, meglio provare ad allenare anche PG8. Dopo i Butterfree, prima o poi ce ne libereremo di Butterfree. Però PG8 lo devo allenare. Ok, Marinaia che manda in campo. Tentacool. Va bene. Noi abbiamo Pikachu con Tuono Shock. Ora, non usarmi Super Suono, per favore. Ah, paralizzato. Bravo. No, Volgibotta. Pure peggio, momenti. Ah, però se rimane paralizzato non può più continuare ad attaccare con una Volgebotta. Eccolo che arriva al supersuono, ovviamente. Andiamo di attacco rapido. Bravo, non confonderti. Perfetto. Ricordiamoci che ora abbiamo anche schianto, eh. Pikachu a livello 21, Stario, cambiamo Pokémon e mandiamo Ivysaur. Dato che Pikachu è confuso. Vai, frustata. Ma davvero sei così lento, Ivysaur? È più veloce Stario? Eh sì, è più veloce Stario. Vai, 2 frustate e a casa. Perfetto, abbiamo battuto anche questo marinaio. Prendiamo lo strumentino qui. MT44 dovrebbe essere riposo, cosa che a noi non serve. Ecco, come sesto Pokémon della squadra di Ash potremmo usare Snorlax, a dire la verità. Pokémon che Ash usa, molto forte. E non sarebbe per niente male. Un bel tancone, un ulteriore tancone, no? Per controbilanciare Pikachu che sarà molto fragile invece. Acido. Quanto mi ha tolto? Era un brutto colpo quello, tra l'altro. Altro acido. Andiamo poi di attacco rapido e portiamoci a casa questa vittoria. Poi ti mandi Stario, sì, cambia Pokémon e mandiamo tranquillamente Ivysaur. Con frustata. Niente, Ivysaur è proprio lento. Lentissimo. Oppure Stario è straordinariamente veloce. Anzi, sorprendentemente veloce. Per citare CD Projekt Red. Ok, Ivysaur sale a livello 21, ottimo. Poi Shellder. Lasciamo Ivysaur. Vai, altra frustata.
Oh, bella, super efficace, one shottato e via. Abbiamo battuto anche il pescatore. Poi diamo una pozioncina a Pikachu. Vabbè, pozione, vai, usa. No, no, pozione max. Stavo per fare. Pozione e Pikachu. Buono. Poi, già che ci sono, la vitamina, il PS su, diamolo. Diamolo direttamente. Beh, potrei darlo a Squirtle in realtà. Teniamolo finché non abbiamo Squirtle. Lo daremo a lui. Ti farò gettare in mare dai pirati. Se perdi, va bene. No, stavo pensando di darlo a Venusaur. Perché anche lui diventa discretamente tank. Però è meglio darlo a Squirtle. Perché a Blastoise mi sa che tanka ancora di più. Ok, contro Machop, mandiamo Butterfree. Colpo karate, quanto mi fai male? Grazie, fatto malissimo, mi ha fatto. Confusione. Fallisci? No, non fallisce. Addio Butterfree, è stato bello. Ok, a questo punto mandiamo PG8. Con attacco rapido. Colpo basso, mi farà abbastanza male. Sì, ma che male fa? Cambiamo Pokémon e mandiamo Charmeleon. Cioè fa malissimo. Altro colpo basso. Boh, ma ti sembra normale? Vabbè, è due livelli sopra in realtà, quindi ci sta anche. Muori, per favore. One shottato? No, ok. Cioè fa più male il colpo basso comunque. Strano. Anche perché i miei Pokémon non sono molto pesanti. Colpo basso dovrebbe fare più danno ai Pokémon più pesante. PG8 a livello 19, ottimo. Ok, ha battuto da Mochoso. Eh sì, mi spiace. Continuiamo. Ok, questa era l'ultima, perfetto. A questo punto, ragazzi, dato che questa era l'ultima parte, l'ultima stanza di questa parte qui sotto, direi che per questo video può essere tutto. Nel prossimo continueremo la MN Anna, mi farò trovare qui con i Pokémon già curati e proseguiremo. Quindi io vi ringrazio per aver seguito questo video, vi ricordo di lasciare un bel mi piace se lo avete gradito, di commentare e di iscrivervi al canale per non perdervi i prossimi caricamenti. Da Glacial Sphere è tutto, al prossimo video!